Giorgia Meloni è stata convocata come parte lesa in un processo presso il Tribunale di Sassari riguardante alcuni video hard manipolati che hanno diffuso il suo volto. Due uomini, un padre di 73 anni e il figlio di 40, sono accusati di aver pubblicato questi video deepfake su un sito statunitense nel 2020. La Meloni, prima di assumere incarichi governativi, denunciò i responsabili quando i suoi collaboratori scoprirono i filmati. Le indagini sono state condotte dalla polizia postale. I video sono rimasti online per mesi, ottenendo milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. La Meloni ha richiesto un risarcimento danni di 100.000 euro destinati in beneficenza alle donne vittime di violenza, come segno di sostegno e incoraggiamento affinché le vittime denuncino. La cifra simbolica mira a contribuire alla tutela delle vittime, spesso ignare di essere bersaglio di tali reati. L'udienza fissata per il 2 luglio alle 13, presieduta dalla giudice Monia Adami, vedrà la testimonianza della Meloni, ritenuta necessaria dalla difesa della parte lesa e concordata con la stessa giudice. I due imputati sono giudicati con riti differenti. L'avvocato del padre ha richiesto una messa alla prova, mentre il figlio è sottoposto a un rito ordinario con dibattimento. La decisione sul rito del padre sarà presa il 25 marzo dal giudice. Pa